Siamo in diretta. Corriere della Sera e Repubblica si sfidano con due interviste. Repubblica con Bersani che dice: sono pronto a fare il premier, ho già il mio programma, eccetera. E poi c'è il Corriere della Sera che risponde a tono con un certo Renzi che dice pure lui: sono pronto a fare il premier. Attenzione, perché rispetto a quei lazzaroni dei giornalisti, già il virgolettato è stato tolto, il titolo è rimasto lo stesso, ma prima c'era un virgolettato di Renzi che direbbe a sto punto: sono pronto a fare il premier. Certo che se fosse così, siamo messi un pochino male. Oggi sarà una giornata difficile per il Partito Democratico a livello nazionale. Lei sulla questione appunto di questo balletto Bersani-Renzi di stamattina, sono proprio cose emerse stamattina, ci può dare una chiave di lettura? Allora, io la interpreto così, il fatto che sia stato omesso il virgolettato è significativo, evidentemente è arrivato in redazione un messaggio da Renzi che diceva: io non ho mai detto esattamente quelle parole, Credo anch'io, suppongo. sinceramente, credo anch'io. Ecco, che cosa sta succedendo? Renzi all'indomani delle primarie, che l'hanno visto, diciamo, anche se con un ottimo risultato, perdere rispetto a Bersani, ha avuto un comportamento assolutamente ineccepibile e da sottolineare, cioè si è messo a servizio del partito, ha sostenuto Bersani, ha fatto con lui la campagna elettorale e quindi ha, come dire, interpretato correttamente lo spirito delle primarie, che sono una competizione dove ci si confronta anche aspramente, poi chi vince però è il leader di tutti, diciamo. In questo senso mi stupirebbe se a questo punto Renzi, come dire, si mettesse in contrapposizione al segretario Bersani. In effetti, È vero, mi aveva stupito anche a me, sinceramente, questo. esatto, poi chiaramente tutto può accadere, però francamente siccome lo abbiamo conosciuto come una persona al di là della verve, no? Anche un po' toscanaccia se volete, molto anche forte, però di fatto è una persona molto ragionevole, intelligente e capisce bene come si muovono certe cose. Io credo che il problema sia un altro, come si costruisce una proposta di governo in un Parlamento dove una delle tre principali forze politiche si sta comportando in maniera assolutamente vorrei dire anche antidemocratica, nel senso che dire a priori io non voto nulla se non è esattamente quello che dico io, in una situazione del genere significa non interpretare adeguatamente il ruolo che tutti quei milioni di elettori hanno assegnato al Movimento 5 Stelle. Quindi il problema è capire qual è la figura che può in qualche modo trovare la maggioranza in Parlamento per una proposta che sia evidentemente a termine, che non può durare l'intero arco della legislatura, ma che serve per fare la riforma della legge elettorale, la riforma sul conflitto di interesse, le cose essenziali per non tornare al voto nella medesima situazione che abbiamo oggi. Se la domanda di prima era cattiva, questa è peggio. Si prepari perché i giornali di oggi dicono da più parti la richiesta che ci siano le sue dimissioni oppure il ritiro della candidatura della Mancinelli. Lei su questo che cosa ci dice? Si Ma dimette? innanzitutto, dunque, questo è un tema che va assolutamente dibattuto in assemblea. Io ho letto chiaramente la lettera aperta della ex senatrice Marina Magistrelli, con la quale tra l'altro ho sempre avuto un rapporto molto cordiale e amichevole, quindi questo lo vorrei sottolineare perché messe così le cose sembra che ci azzuffiamo dalla mattina alla sera, non è assolutamente questo il fatto. Lei ha voluto utilizzare diversamente dal solito la stampa per comunicarmi una cosa che avrebbe poi potuto anche illustrarmi domani in assemblea. Quindi Comunque, non c'è detto stata prima questo, tra voi non c'è stato prima un colloquio? ma Non ha ricevuto prima? No. noi no, io ho ricevuto la lettera aperta come l'hanno ricevuta i giornali ieri, però voglio dire, al di là di questo, nel nostro partito si parla tantissimo, ci si confronta in continuazione, almeno dal mio punto di vista, facciamo assemblee almeno una volta al mese e poi ci sono i direttivi, i circoli che si riuniscono, quindi c'è un ampio dibattito. Poi è chiaro che quando si tratta di scegliere si decide, se non c'è l'unanimità, come quasi sempre accade, spesso bisogna andare ad un voto, soprattutto per le questioni importanti. Evidentemente non sempre le posizioni di Marina Magistrelli trovano, come dire, la maggioranza di chi vota e quindi passa un'altra linea, questo voglio dire. Ma è la democrazia, quindi E lei non capisco. si augura che sia anche questo il caso? Beh, immagino. Ma io, ma
io capisco una cosa oggettivamente: se un partito perde tanti consensi, seppur di meno rispetto al resto del territorio, come si stava dicendo prima, è chiaro che chi ha, come dire, la responsabilità politica del partito deve in qualche modo rimettere in discussione la sua carica e il suo lavoro, quindi sottoporlo al giudizio di chi dovrà poi valutarlo e decidere. Non so se è questo il momento, perché come diceva prima anche Franco Grasso, qui si vota tra poco, cambiare un segretario con tutte le incognite del caso potrebbe adesso essere inopportuno. Sicuramente subito dopo il voto sarò io il primo a dire che so, facciamo un congresso, tanto avremmo dovuto comunque farlo più in là, lo facciamo subito, magari a ruota con quello nazionale, e si decide e si valuta, e il segretario lo si può cambiare, non c'è nessun problema, insomma io ecco. non pongo ostacoli di sorta da questo punto di vista. Adesso, in queste settimane, mi sembra francamente non opportuno. Ecco, Perilli, facciamo un attimo un'analisi del voto, perché se di fatto gli italiani o comunque anche gli anconetani hanno votato alla grande Grillo, pur non conoscendo in realtà quello che è il programma, perché di Grillo forse sono passate 4-5 idee fisse, che sono quelle ad esempio di rivoluzionare tutto e ora di finirla rispetto alla situazione e alla conduzione attuale dell'Italia, e per cui sfasciamo tutto e ricominciamo da capo. E questa voglia di rifare, di disfare il vecchio metodo di fare la politica, di fare la gestione pubblica e quant'altro, è entrata secondo lei nelle stanze dei partiti, tra virgolette, vecchia maniera, quale può essere il PD? Sta entrando questa voglia di sconvolgere il modo di fare politica? Ma io, francamente, io mi sono avvicinato alla politica quando è nato questo partito. Prima non avevo mai fatto altro, no? Terzo settore, volontariato, insomma mi sono impegnato molto in quegli ambiti. Però quando è nato il Partito Democratico ho riscontrato nelle caratteristiche fondative, nei documenti, nei primi incontri che si facevano, mi ricordo l'Assemblea Nazionale a Lingotto a Torino, ho riscontrato molti degli aspetti che il Movimento 5 Stelle adesso in qualche modo rivendica come se fossero una loro primogenitura, ma sono i nostri. Pensiamo alle primarie, se fatte bene, e che cosa significano? Significano che il partito delega la scelta dei propri leader, siano essi il segretario o il candidato a Presidente del Consiglio, anziché sceglierlo al proprio interno nelle famose segrete stanze, come si dice, delega i propri elettori a decidere. Questo significa responsabilizzare la base e spogliarsi di una prerogativa, che è un po' quello che spesso anche il Movimento 5 Stelle tende a fare, magari con l'informatica, no? Con il web, anziché i gazebo come facciamo noi, ma la sostanza è la stessa, e le primarie le abbiamo in qualche modo sdoganate noi in questo paese. E su questo vorrei, se mi consentite, fare un passaggio sempre riferito alla lettera aperta di Marina Magistrelli. Sì. Una prima risposta a questo calo di consensi così forte che abbiamo avuto anche nella nostra città forse è proprio quello di dire alla nostra base elettorale, anche a chi non ci ha votato alle politiche, magari ha votato il Movimento 5 Stelle, guardate, noi abbiamo delle candidature, le sottoponiamo con una campagna di ascolto e di contatto tra questi candidati e i cittadini ben fatta, e questo chiaramente deve essere un impegno che ci prendiamo tutti come partito. Vi sottoponiamo questi candidati, decidete voi qual è quello che più può rappresentare le necessità e le esigenze di questa città. Questo mi sembra già un modo per rispondere a questo calo di consensi, cioè non decidere a priori un candidato X, non si capisce bene da chi scelto e in che modo deciso, come mi pare si legga tra le righe della lettera aperta, ma chiederlo ai nostri elettori. Questo io credo che sia fondamentale. Ci saranno comunque le primarie, lo può già confermare, anche per quanto riguarda questa tornata elettorale, oppure ancora è prematuro dirlo? Ci sono altre candidature, tra l'altro, stamattina? Dunque, non è stato sancito in qualche modo dal partito, anche se noi ce l'abbiamo scritto nello statuto, quindi diciamo non andrebbe nemmeno discusso il tema. Diamo per però, scontato, diciamo, lo si dovrebbe dare per scontato. Io, siccome
sono, per certe cose sono un po' formale, domani in assemblea pongo la questione e appunto voglio che sia votata questa opzione, cioè si vota in assemblea che comunque noi cerchiamo di fare le primarie. Perché dico cerchiamo di farle? Perché evidentemente per farle ci vogliono almeno due proposte alternative, altrimenti non si possono fare. Stamattina quindi pare siano venuti fuori altri nomi, per esempio da Novaro, professore dell'università, sì, e sì, poi sì, la Maiolini, letto, che è conosciuta a livello politico. Ci conferma questi nomi? Ma io veramente non, cioè li ho letti oggi per la prima volta, ma in ogni caso c'è un altro concetto che ancora forse molti di noi non hanno ben assimilato. Quando si accettano le primarie significa accettare anche le candidature tra virgolette spontanee, cioè persone che vista la situazione si vogliono mettere in gioco, si vogliono proporre e quindi cercano magari di appunto di trovare il consenso autocandidandosi sostanzialmente. Se ci sono anche le possibilità di Roberto Danovaro, che io conosco, persona straordinaria, assolutamente stimabilissima, che ha delle caratteristiche anche molto particolari e interessanti, o Liliana Maiolini, che idem è una persona insomma di spessore, è un'ottima proposta, ben vengano, cioè se ne discute domani, spero che emergano in maniera più o meno ufficiale, si dà un termine per presentare queste candidature e poi si vede. È chiaro che se abbiamo una pletora di candidati del PD e magari uno solo dalle altre forze politiche di un'eventuale coalizione, dobbiamo porci il problema di sfoltire un pochino con una selezione prima, perché altrimenti rischiamo di falsare, come dire, no, la competizione, questo certo, è certo, evidente. Certo. Però al di là di questi problemi tecnici, le primarie sono un segnale di coinvolgimento degli elettori che hanno bisogno di questo tipo di responsabilizzazione, la stanno chiedendo a gran voce, io così ho letto il calo di consensi, insomma, con questa necessità. Grazie davvero allora a Stefano Perilli. All'ultimissimo, la più cattiva di tutte, era meglio Renzi, vero? Ma io non vado dietro a questa teoria che sta venendo. No, perché su internet c'è un florilegio, lei avrà letto, perché insomma, pure su YouTube, Facebook, Twitter. Siccome perché viene fuori questo discorso? Perché Renzi in teoria avrebbe potuto intercettare il voto più di protesta, tra virgolette, però magari avremmo perso il voto quello più storico, come tradizionale, dire, più ancien regime, no? Più vicino magari a certe, così, a un'idea anche tra virgolette in senso buono nostalgica del partito, chi può dirlo? Quindi non è che si può usare la macchina del tempo, tornare dirlo indietro, dopo se è troppo cambiare, facile, troppo facile. Ecco, poi sei, allora, come mai non si comanda, esatto, e neanche si governa. Esatto, però oggettivamente c'è da dire una cosa, qui le primarie sono state fatte, io non credo al fatto che siano state in qualche modo pilotate, questa è una sciocchezza, perché così più di 3 milioni di elettori non si pilotano in nessun modo, cioè, non so se è chiara, voglio dire, la volontà dell'elettorato ormai è talmente mobile, le persone sono talmente smaliziate da questo punto di vista che non è una fantasia quella di dire che ci sono le truppe, no, in qualche modo inquadrate, che vanno a votare tutte perché gli viene detto di votare in quella data maniera. Non esiste più, quello è un mondo novecentesco che non esiste più. La gente va e fa quello che ritiene più opportuno fare. Ha vinto Bersani e quindi Bersani era il candidato migliore che potevamo mettere in campo. Non c'è. Altrimenti se si mette in discussione questo, si mettono in discussione le primarie e allora cade tutto il castello, insomma, questo è un po' il... Bene, allora insomma si prende avvio questo dialogo interno al PD con una svolta nel modo di vedere la gestione del partito, insomma, a 360 gradi, ce n'è per tutti, credo. Ma io domani penso che avremo da confrontarci, io tra l'altro fatto un'assemblea convocandola sia la mattina che il pomeriggio perché immaginavo che ci fosse qualche cosa del genere, però io dico anche che i tempi sono essenziali, non dobbiamo perdere di vista il calendario, quindi domani spero che si esca con la decisione di fare le primarie, con una tempistica in qualche modo prefissata che chiaramente va poi posta in discussione con le altre forze politiche che volessero accompagnarci in questo percorso. Quindi domani si decide ufficialmente se fare le primarie, abbiamo capito questo?
più o meno. Sì, le primarie e quando farle, quali forze politiche iniziare un'interlocuzione, cioè un contatto. Se quindi farle solo in seno al PD oppure primarie di coalizione, si decide tutto domani, quindi noi saremo presenti chiaramente.